gente si ammazza, si rovina la vita, crede a cose che non esistono. Saranno così morbidi che non smetterai di toccarli. Da oggi senza olio di palma, ma con la stessa morbidezza di sempre. Più forti e resistenti, da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, richiedi la presenza gratuita di un tecnico per un sopralluogo. Posti nuovi ogni giorno e faccio cose che neanche milioni di anni pensavo di fare. Grazie alle mie scarpe! Insegnanti sospese picchiavano i bambini, ascoltiamo cosa hanno detto i genitori, si giustifica uno schiaffo, non si toccano i bambini, ma se urlano uno schiaffo ci sta, non si toccano i bambini, il mondo è migliorato perché oggi non si picchiano più i bambini. Ma solo oggi? E domani? E ieri? Io sto argomentando che il mondo è migliorato. Non ci sono dati purtroppo, ma oggi non si picchiano più i bambini. Ma solo oggi? E domani? E ieri? Ci sono altre persone che devono parlare. Non diciamo l'ovvio per strappare un applauso. C'è sempre qualcuno che parla per me. Stringi che dobbiamo chiudere, abbiamo poco tempo!
Ne avete capito qualcosa? Io no. La solita che fa storie. È musica contemporanea questa. Non è necessario che capisci tutto. Anzi, meno capisci meglio è. Ma che senso avrebbe che qualcuno scriva qualcosa perché poi nessuno capisca? Cara mia, di compositori con idee chiare ce ne sono gran pochi in giro. E comunque smettila, ti ricordo che tu sei la ballerina, io sono il cantante e ti sei appena sparata, quindi per favore, attieniti al tuo ruolo di morta e andiamo avanti. Va bene. Maledetta quella volta che ho accettato di partecipare a questa pagliacciata. Guarda che ti ho sentito. Sentito cosa? Tu che ti lamentavi del nostro compositore. Se non ci fosse scritto non l'avrei mica detto. Lasciamo stare, va? Andiamo avanti? Sei a posto? Vado un attimo in bagno. No, perché se ci vai tu poi ci vanno tutti quanti gli altri. Senti, facciamo così. Andiamo avanti, finiamo lo spettacolo e poi raggiungiamo i nostri amici al bar e ci beviamo uno spritz. Uno spritz? Anche due. Vado subito. Resina et arme dona eis mobile, sotterra et decompone hominis eis. Te decedo. Insomma.
Lux perpetua loculo bollette Enel spietatis. Accettare, non è vero? Trovarsi rinchiusi dentro una scatola e non poter uscire. Ma che ci vuoi fare? Così è, questa è la vita, questa è la volontà del Padre. Farci finire tutti in una scatola, farci finire tutti in una scatola, che tanto da lì dentro non ti sente nessuno. Vorrei poterti liberare, vorrei poterti liberare, vorrei non avere paura di farlo, vorrei non avere paura di farlo, vorrei non avere paura di farlo, vorrei non avere paura di farlo. Ho paura e ne ho tantissima.
Cosa faresti poi, uscita da lì? Posso io saperlo? Non posso prevederlo. Il pensiero di non conoscerti mi ucciderebbe. Non mi lascerebbe dormire, non mi lascerebbe dormire. C'è un comandamento per tutto c'è una ragione, un modo in cui le cose devono andare. E qual è questo tuo modo? Qual è questo tuo modo? Questo tuo modo, devo saperlo, se no come posso lasciarti uscire? Vorrei non avere paura di farlo, vorrei non avere paura di farlo, vorrei non avere paura di farlo, vorrei non avere paura di farlo. Tutta la mia vita è stata fondata su delle certezze, su delle regole. Non aprire scatole che non conosci, mi è stato detto. Il padre non lo apprezzerebbe. Credo. Credo, credo, credo. Tutti questi anni e neanche un segno. E se fossi stato io non in grado di coglierlo? E se non avessi capito? Ma se sono sempre stato attento, ho sempre rinunciato a tutto per stare attento, per volgere il mio cuore al cielo e allontanarlo da me stesso. Peccatore, piccolo, insignificante, uomo incompreso. Piccolo, volevo fare il ballerino, sai. Ero anche bravetto, mi diceva sempre la maestra. Ero anche bravetto. Avevo del talento. E quante ne ho prese da mio padre quando gliel'ho detto. Mi ha bastonato per 3 giorni di fila, mi ha bastonato per 3 giorni di fila. Ho capito bene quella volta quanto fosse importante seguire la volontà del padre. Ah, se l'ho capito, da allora non ho fatto altro. Tutta la vita ho seguito la sua volontà, tutta la vita ho seguito la sua volontà. Ma la mia, chi ha seguito la mia volontà? Chi ha seguito la mia volontà? Avrei forse dovuto farlo io. E come avrei fatto ad uscire? Dalla scatola. Vorrei non avere paura di farlo. Vorrei non avere paura di farlo. Vorrei non avere paura di farlo. Thank you.
finalmente! Non ce la facevo più a sentirti grattare quella scatola. Oh, poverina, ma se sei rimasta sdraiata per tutta la scena, hai anche qualcosa da ridire? Sono stata sdraiata per terra! Non è mica morbido per terra? Poi con la scogliosi che mi ritrovo. E questo dovrei dire io, allora che in bocca c'ho delle afte più grosse di te. Non mi sembra di essermi lamentata. Ti stai lamentando adesso? E comunque pensi che sia grossa? Ma no, era così tanto per dire. Per dire cosa? Che sono grossa? No, certo che a voi donne non vi si può dire niente che ve la prendete su. No, siete voi uomini che parlate troppo senza pensare. Che qualcuno potrebbe anche rimanerci male. Quanto ti lamenti? Ma a me, hai mai sentito parlare di quel tale che si lamentava sempre? Sì. Quello che si lamentava talmente tanto che quando ha deciso di smettere non era più capace perché non si ricordava più come si faceva a non lamentarsi, eh? Senti, lasciamo perdere, va? Vabbè, parlando di discorsi seri, andiamo o non andiamo a prenderci questo spritz? Parlando di discorsi seri, che ne dici se prima finiamo questo spettacolo? Ti sentisse quel povero del compositore, ci starebbe malissimo con tutto il tempo che ci ha perso su. Ma se l'ha scritto, che senso avrebbe che poi ci rimanga malissimo? Guarda che io sto dicendo quello che c'è scritto nel copione. Va bene, dai. Però andiamo avanti perché sennò qua facciamo notte e non vediamo neanche mezza ombra di uno spritz. Ma lo sai che è una cosa che non dipende da noi, e dipende da... dipende da lui. Da lui. No, io sono pronto. Ma è pronto! La mezz'ora qui se prendi di andare a fare le parole su parole. Allora? Cominciamo? Sì, adesso un attimo. Bravo scemo! Si figuri, mi dia del lei e a sua sorella cosa posso dare? Ma dai, ragioni come i tuoi. Tu in Alaska e io a Dubai. Ma vai,
Almeno io ragiono. E il tuo ego che pianeta alimenta? Buongiorno, buonanotte e costole rotte. Oggi fa bello, domani non so. Oggi fa bello, domani non so. Ricordi quella spiaggia? Dovremmo ritornarci. Se n'è andata con le onde, le conchiglie. Ma non era meglio l'Olanda? Era decisamente meglio l'Olanda. E ora ci rimane un biglietto di sola andata per la luna e una Bibbia senza luppolo. Coniglietto mio, non vedo l'ora di rifarmi il seno.
2-3 minuti di scena muta. Ma non trovi che comunichiamo con un linguaggio che usiamo male? Come, scusa? No, dicevo, non trovi che comunichiamo con un linguaggio che usiamo male? No, comunque io non credo che il mio personaggio sia così banale. Ma non capisci proprio niente. Sto solo dicendo che... Comunichiamo con un linguaggio che usiamo male. Comunichiamo con un linguaggio. Comunichiamo... Comunichiamo con un linguaggio che usiamo male. Non ci capiremo mai.
quando siamo male.